Intervento per dichiarare il voto contrario del Movimento 5 Stelle a questa proposta di legge, che appunto è stato l'unico voto contrario che è stato espresso in sede della Commissione. Da parte nostra, che dire, la direttiva Bolkestein non è da poco che pende sopra l'Italia, non solo per quanto riguarda il settore dei balneari, ma anche per altri settori che abbiamo avuto modo di curare. Uno in particolare su cui mi sono concentrata, ad esempio, sono stati gli ambulanti, per il quale il nostro gruppo, il Movimento, ad esempio, ha chiesto che a Bruxelles venga chiesta di stralciare la posizione. Lo stesso poteva essere fatto per i balneari, è stato fatto da altri stati italiani, però tutto questo dove deve avvenire? A livello di governo centrale, perché al momento in cui si arriva al livello regionale non si può fare altro che cercare di contemperare appunto le esigenze di una normativa regionale con quella che è nazionale e sì anche europea. Però fondamentalmente è dallo Stato e dal governo centrale che dovrebbero arrivare delle linee guida chiare e specifiche, perché se adesso qui andiamo a normare qualcosa che è nello specifico della costa toscana, non dobbiamo dimenticarci però che dobbiamo avere anche una visione di insieme più ampia e riguarda tutta l'Italia e pensare che esista un modo di gestire le concessioni toscano ed un altro calabrese piuttosto che dell'Emilia-Romagna fa sì anche. Questo qui naturalmente nella mia ottica è un po' più ampia che riguarda il turismo in Italia, fa sì che si vengano a creare anche delle diversificazioni che non fanno certo bene all'economia. Riconcentrandomi sul caso toscano, io leggendo quelle che sono state che è stata la proposta, ho apprezzato anche il tentativo, diciamo, di contemperare la tutela delle attività dei balneari con quelle che sono le richieste della Bolkestein. Però si rischia di fare un pasticcio ancora più grande di quanto sia stato fatto fino adesso. Faccio solo un caso specifico, perché poi appunto sono molti i dettagli, ho visto che ci sono moltissimi emendamenti. Anche il fatto che ci siano tutti questi emendamenti indica veramente che non c'è una visione d'insieme. Si vanno a cercare di colpire dei piccoli particolari, si cerca di rappezzare un errore, di fare delle limature, ma non c'è una visione d'insieme. E questa è una cosa che è un grosso problema. Non solo per quanto riguarda i balneari, ma secondo me su tutta una serie di settori. Ma mi voglio andare sullo specifico soltanto di un articolo, di un particolare, quello che prevede l'indennizzo del 90%, previsto all'interno di questa proposta di legge. A parte il capire come si è arrivati a questo indennizzo del 90% di quanto rimane dell'investimento che è stato effettuato. Però il punto è questo, che abbiamo anche una normativa nazionale, il codice della navigazione. Il codice della navigazione, all'articolo 49, prevede che non sia possibile dare degli indennizi, infatti cito testualmente, quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili costruite su zona demaniale restano acquisite allo Stato senza compenso o rimborso, salva la facoltà dell'autorità concedente di ordinare demolizione e restituzione. All'interno invece della normativa regionale si trova un dettame diverso. Quindi questo va a dire che secondo me questa normativa veramente non è corrispondente a quanto già dice lo Stato e a quanto poi successivamente dice la Bolkestein. Quindi c'è da capire, veramente bisogna fare una visione di insieme più ampia e quello che riguarda l'ascolto da parte di quelle che sono le prerogative degli esercenti, dei balneari. È sicuramente, io apprezzo sicuramente il lavoro che ha fatto il Presidente Anselmi e dell'ascolto. Sarebbe stato meglio farlo, io non ero venuta a conoscenza della richiesta fatta dall'Ufficio di Presidenza. Forse avremmo dovuto andare un poco oltre, rivedere anche un attimo la posizione e se davvero era così pressante la loro richiesta, fare forse noi un passo indietro e ascoltare di nuovo anche, ancora di nuovo, quello che avevano da dire per cercare davvero una visione d'insieme tutti quanti, politica davvero, che vada al di là di quello che è il gruppo politico o l'altro. Quindi davvero una visione che tuteli l'economia, ma non ci metta, come c'è già l'Italia invece, in procedura di infrazione con l'Europa. Questa sintesi si può trovare e va trovata. Viene prima l'impegno da parte del governo nazionale, ma possiamo farlo anche noi nel piccolo, per così dire, della nostra realtà regionale. E questa, secondo me, andava cercata con maggiore forza.